Buonasera, bentrovati a Curva Ovest, ben ritrovati a Curva Ovest. Sono stati giorni belli per la Lucchese, gli ultimi trascorsi, la vittoria in campionato, la vittoria in Coppa Italia, l'annuncio che il progetto del nuovo stadio in qualche modo va avanti. Parleremo di tutto questo in questa puntata, ma vi presento subito il nostro ospite, lo sapete già, è Jacopo Coletta. Buonasera. Buonasera. Jacopo Coletta, portiere della Lucchese in campo ieri sera al Porta Elisa contro il Padova. Accanto a lui l'inossidabile Guido Casotti. Buonasera Guido. Hai detto bene, non si dà. Buonasera a tutti, buonasera Egidio. E ovviamente in collegamento, se Guido è in studio, in collegamento abbiamo l'altrettanto inossidabile opinion leader Giulio Castagnoli. Giulio, ci sei? Sì, ci sono. Buonasera a tutti, buonasera Jacopo, buonasera Guido. Ciao Giulio. Allora, la prima Ciao parola Giulio. per Jacopo Coletta, la prima domanda che ti faccio, tanto te la faranno anche i telespettatori, quindi li anticipo e te la faccio io. Come si fa a farsi trovare preparati come è stato ieri sera? Perché tu hai fatto delle parate anche abbastanza impegnative ieri sera, a farsi trovare preparati in ogni occasione, anche se non si gioca con continuità, come sta accadendo a te, in questa stagione. Beh, diciamo l'esperienza nel ruolo, insomma, mi ha aiutato, no? Portiere è un ruolo molto mentale, quindi a volte non è facile magari giocare poco, giocare una volta al mese, però comunque sia ci vuole tanta concentrazione, tanto comunque anche applicazione negli allenamenti, quindi magari allenarsi sempre forte allo stesso ritmo anche se non si gioca, perché poi quando arriva il momento in cui sei chiamato in causa, comunque ne trarrei giovamento. Certo, detto così sembra facile, ma non No, penso sia proprio non è facile, facilissimo. però insomma gli anni aiutano a fortificare questo aspetto. Certo, abbiamo visto portieri che quando sono entrati, sono stati chiamati in causa dopo un lungo stop, non hanno fatto delle grandissime prestazioni anche ad alti livelli. Insomma, tu ci riesci abbastanza bene, quindi te ne va dato merito. Guido, diamo un'occhiata magari alle immagini, di ieri sera, perché diamo spazio. Volevo Prego. dire che il ruolo è delicato. Molto delicato, non sempre facile. Questo va a merito di Jacopo, che ha un vantaggio ulteriore, che ormai è qui con noi da 5 anni. Cioè, E ormai siete vecchi ci amici siamo ormai. incontrati alcune volte anche al di fuori dello studio, e lui ormai possiamo dire è proprio lucchese d'adozione. Quindi diciamo che la lucchese Vero. forse ci tiene anche un po' di più, forse di altri. Sì, dai, sono facilitato sotto questo aspetto perché conosco benissimo l'ambiente, poi quando scendo in campo ho anche una motivazione in più per far bene, perché veramente ormai sono qui da tanto e quindi sono molto affezionato a questi colori. E questa cavalcata in Coppa lui la può raccontare meglio di tutti perché l'ha vissuta giocando sempre, e se è riuscito te e i tuoi compagni a tirarla avanti fino a limiti come non succedeva dal Sì, 1990, lo sai. diciamo la Coppa Italia comincia sempre un po' i primi turni, non dico sono snobbati, ma comunque servono per dare minutaggio alla gente che gioca un po' di meno. Poi andando avanti nei turni, comunque come si dice, l'appetito viene mangiando Certo. e adesso è un obiettivo importante, è un obiettivo forse il più importante che abbiamo perché ci permetterebbe di dare una svolta importante alla stagione e poi comunque sia è anche la possibilità di riportare a Lucca un qualcosa che manca da tantissimo. Sì, Perché dal comunque sia 90, dal si 90. tratta di un trofeo, quindi Certo. non capita tutti i giorni di poter Vabbè. giocare per vincere qualcosa. Quindi è sicuramente un obiettivo su cui siamo totalmente focalizzati. Andiamo a vedere le immagini di ieri sera, è stata una bella serata al Porta Elisa, una bella Lucchese, ben impostata, ben organizzata, concentrata, bullonata come si suol dire, che ha battuto il Padova, che ricordiamo è secondo in classifica nel suo girone. Ha battuto il Padova per 1-0, il minuto di silenzio prima per onorare la memoria di Gigi Riva, poi subito al quarto minuto, un'occasione per Rizzo Pinna, consueto palo colpito dalla Lucchese, magari è passato quasi inosservato, ma abbiamo preso un legno anche ieri sera. Poi questa è stata l'unica volta che il Padova si è affacciata, Coletta si è fatto trovare pronto subito all'appuntamento, poi abbiamo avuto altre occasioni. Questa è una mischia che, se non sbaglio, questa è la conclusione di Russo, deviata fuori dal portiere del Padova. Poi un'altra mischia in area, se non sbaglio, con una conclusione di Benassai in questo caso che è andata fuori. E questa è l'azione del gol, veramente Bella. come si suol dire di pregevole fattura. Visconti, Rizzo Pinna, Visconti e poi Yeboah che è sveltissimo.
opportunista in mezzo all'area a buttarla dentro, la palla non va in rete ma supera la linea abbondantemente in maniera chiara, lo possiamo rivedere anche da questa immagine, la linea di porta, e il Porta Elisa può esplodere, lo vediamo benissimo, questo è il gol netto, il Porta Elisa può esplodere perché questo è il gol decisivo della serata. Poi c'è stato il secondo tempo in cui il Padova ha premuto di più, la Lucchese è andata vicina al raddoppio in varie occasioni in contropiede, raddoppio che non è arrivato, e poi questa è un'azione appunto probabilmente la più pericolosa che ha fatto la Lucchese nella ripresa. Poi c'è stato quel quarto d'ora finale in cui il Padova ha cercato il forcing, ha cercato di chiudere, in parte c'è anche riuscito, di chiudere la Lucchese sulla propria tre quarti, ma la Lucchese ha retto bene, ha fatto muro, ha retto bene, e è stato il momento della partita che ha reso più orgoglioso Gorgone, lo sentiremo poi nelle dichiarazioni del post partita, perché è questo l'atteggiamento che voleva, quello di una squadra tenace, gagliarda, che lotta, decisa, concentrata. Tu come l'hai vissuto quel quarto d'ora, Jacopo? Ma da portiere ti posso dire che il forcing costante della squadra avversaria mentalmente ti mette molto sotto pressione, però poi quando vedi che con i compagni sei lì, sei serrato, ti dai forza, dà molta fiducia questa cosa, dà molta autostima, quindi aver vinto questa partita anche in questo modo, quindi soffrendo magari questo quarto d'ora finale, secondo me è molto importante e ci dà veramente fiducia per il futuro. E ci fa capire che comunque le partite si vincono anche così, perché il calcio è anche sofferenza, soprattutto in questa serie, soprattutto in Serie C. Sì, è anche sofferenza, è anche stare lì dietro compatti e non prendere gol, quindi questa cosa vale anche molto più di una vittoria per me. Giulio Castagnoli, vogliamo sentire anche il tuo parere, eri allo stadio ieri sera ovviamente, in gradinata. Ovviamente, in gradinata, sì sì. Ah, la Lucchese onestamente nelle ultime due partite è piaciuta molto, ma non era dispiaciuta nemmeno nelle partite precedenti dove avevamo preso i tre gol di Perugia e la partita in casa contro il Sesti Levante. Ricordiamoci che la partita contro il Sesti Levante è ruotata in gran parte sull'episodio del rigore sbagliato, perché probabilmente se la Lucchese avesse realizzato il rigore si parlerebbe di un altro risultato. Però così è stato e non ci lamentiamo. Le ultime due partite, secondo me, hanno messo in mostra degli elementi che sono cresciuti notevolmente, tipo Rizzo Pinna e Tumbarello, diciamo, e Yeboah, chiaramente. Ma poi hanno messo, soprattutto le ultime due partite, hanno messo in mostra un redivivo Elia Visconti, che sia domenica sia ieri, secondo me, ha giocato una partita spettacolare. Quindi la Lucchese, diciamo, è cresciuta in tanti suoi elementi. E, diciamo, sommando questa cosa al fatto di aver ritrovato la via del gol, parallelamente sono tornati anche i punti e le vittorie. Allora, andiamo a sentire qualche passaggio della conferenza stampa post partita di Gorgone dopo Lucchese Padova, perché sono parole interessanti. Partiamo dalla prima analisi della partita, da come la squadra ha gestito l'ultimo quarto d'ora di gara, il più difficile, e poi Gorgone fa anche ringraziamenti ai giocatori che hanno lasciato la squadra in questa sessione invernale di mercato. Sentiamo. Bella vittoria sofferta contro una squadra forte. Mi è piaciuto anche l'ultimo quarto d'ora, che raramente ho visto. Io non ricordo una partita dove siamo stati un quarto d'ora a gestire nella nostra metà campo, quindi mi è sembrata visivamente una cosa nuova. Però è un grande segnale anche questo, perché le partite ogni tanto bisogna farle anche così. Quindi abbiamo fatto un tipo di partita a un certo punto, in un altro momento abbiamo difeso come era giusto fare, rispettando l'avversario, sacrificandoci, quindi una bella vittoria, primo tempo diciamo che è finito e quindi aspettiamo il ritorno. Il calcio, ve l'ho sempre detto, c'è un aspetto emotivo, emozionale che a volte si trascura, la fiducia dà coraggio, la fiducia dà tranquillità, dà padronanza, sono sempre ragazzi, a volte le critiche giuste e legittime nel senso che è legittimo fare le critiche,
non è che è legittima la critica, sono sempre punti di vista, ti tolgono sempre qualcosina, però il calcio è questo, è fatto così, di momenti, di un'altra vittoria importante che non ci dà niente per ora, però ci dà energia, abbiamo bisogno di recuperare energie fisiche e mentali, perché numericamente siamo pochi in questo momento. Però faccio i complimenti a tutti, a chi è entrato, visto uno spirito da parte di Magnaghi eccezionale, Guadagni, e ringrazio anche chi è andato via, su Eva, i Romero, che questa Coppa Italia l'hanno onorata e hanno dato sempre grande dimostrazione di attaccamento, di professionalità. Quindi Merletti, ci tenevo a ringraziare loro, perché fin qui ci hanno portato anche le loro prestazioni. Le prestazioni sono sempre collettive, eh? Però nello specifico questo percorso era stato giocato molto da loro anche, no? Jacopo, Gorgone ha fatto riferimento alla questione delle critiche che possono magari buttare giù qualche giovane calciatore, siccome ne parlavamo proprio prima dell'inizio della trasmissione di questa cosa. Sono parole giuste, nel senso, vanno a cogliere un problema importante. Sì, è un problema importante, diciamo che la critica fa parte del gioco e fa parte del nostro mestiere, no? Avete subito un po' la critica durante il periodo un pochino più difficile di risultati in questa stagione? Ma come ha detto il mister, comunque da parte dei tifosi è legittimo magari fare una critica, che poi può essere condivisa o meno, ma il compito nostro comunque è di accettarla e di continuare per la nostra strada, fare il nostro lavoro con poche distrazioni, tanto si tratta di quello, Il nostro lavoro si tratta di andare al campo e di allenarci, e poi tutto quello che c'è intorno cercare di lasciarlo fuori. Quindi diciamo che le critiche vanno affrontate anche, diciamo, con un po' di onore, no? Con un po' di orgoglio, perché vuol dire che stai in un contesto dove comunque è un contesto di calcio, è un contesto dove ci si gioca qualcosa di importante. Quindi un po' penso che la pressione sia un onore averla, no? E quindi poi anche i giovani impareranno a gestirla. Bisogna vedere appunto come si reagisce alle critiche, Guido. Io penso che loro, poi vabbè, siamo con Jacopo. Jacopo, 31. Tempo passa per tutti. Sei 92, no? Beh, le critiche sì, chiaramente, soprattutto ragazzi più giovani le possono subire. Però qui non mi sembra una piazza che così da critiche feroci. Io credo che loro abbiano sofferto e patito, soprattutto a un certo punto la squadra è partita molto bene e, diciamo la verità, c'eravamo tutti un po' illusi anche che la Lucchese potesse stare molto in alto. Così non è stato, c'è stato il contraccolpo e probabilmente poi la mancanza di risultati, un periodo in cui la squadra non è riuscita ad esprimersi e speriamo che sia messa alle spalle, quello può aver influito anche su questo rendimento in campionato. Io l'altro giorno, facendo un pezzo, ho scritto: la Lucchese di Coppa forse sgombra da tanti pensieri che l'attanagliavano. In Coppa la Lucchese da Arezzo con la SPAL, con la Juventus B, ad Avellino e ieri sera si è sempre espressa bene, probabilmente perché hanno giocato, non perché c'era Chicoletta in porta, ma perché hanno giocato proprio liberi di mente. C'è meno pressione del risultato in Coppa Italia, è vero? Senza i tre punti in palio, quindi magari riesci, avete giocato più liberi, riesci a esprimerti meglio, sicuramente questa cosa è vera. Avete fatto delle grandi partite, ad Avellino avete giocato non alla pari, meglio di squadre attrezzate, cioè il Padova, a parte la sconfitta 5-0 col Mantova, è una squadra chiaramente allestita, costruita per vincere il girone A, poi ha trovato questo Mantova, però il Padova è una squadra molto forte, considerata, una squadra da promozione, assolutamente, considerata fortissima per la categoria. Poi il morale, credo, quando dice Gorgone, parla del morale, della fiducia, quella conta nel calcio, ma conta in tutte le cose della vita. Ci dobbiamo interrompere, primo breve break pubblicitario, dopo continuiamo ad ascoltare Gorgone perché ci parlerà anche della situazione infortuni anche in vista del prossimo impegno di campionato ed inizieremo a leggere i vostri messaggi, a tra poco. Di nuovo in diretta con Curva Ovest, con Jacopo Coletta, Guido Casotti, in collegamento Giulio Castagnoli. Iniziamo a leggere qualche messaggio, ovviamente il messaggio apripista è di Cesare e Luisella di Ponta Moriano, che salutano tutto lo studio.
Chiedono a che punto è il nuovo stadio. Giulio Castagnoli e Guido Casotti, ne parleremo ovviamente nel corso della trasmissione, anche se poi le notizie le abbiamo già date. Ma vedo Giulio che ride sotto i baffi, non so perché. Sì, è più che un argomento, è un tormento per Giulio Castagnoli quello del nuovo stadio. Domenica vittoria a Gubbio, sempre forza lucchese. Guardiamo di leggere un paio di messaggi. Lucchese trasformata nelle ultime due gare, dove ha ritrovato l'entusiasmo e il bel gioco di inizio campionato. La vittoria sul Padova di ieri sera consentirà ai rossoneri di affrontare la gara di ritorno partendo da una posizione di vantaggio, e questo è indubbio. La squadra veneta dovrà attaccare offrendo così il fianco al contropiede lucchese. Questo telespettatore ci dà già una lettura possibile del ritorno di Coppa. Contropiede che anche ieri sera ha offerto spunti interessanti che per poco non si sono concretizzati in reti. Questo era Massimo, quindi giocheremo in contropiede. Buonasera a tutti, in particolare alla premiata ditta Coletta, ditta specializzata in chiusura ermetica di porte da calcio. È il sospetto di chi ha mandato il messaggio. Al quale fatemi leggere il messaggio, al quale vorrei fare una domanda. Hai sentito l'ovazione della curva quando hai preso posizione tra i pali sotto la curva ovest? Lo aspetto di nuovo titolare a guidare i giovani difensori. Forza e onore, Johnny Oglioni e il Cinelli Group. Hai sentito l'ovazione della curva? Sì, l'ho sentito. Cosa le dice ai tifosi? No, ma io... Che ti considerano il capitano? Ma io a loro niente, cioè nel senso, quando scendo in campo comunque sento io loro. Sono stato molto calorosi domenica, anche in generale, anche a fine partita, diciamo, si sta ricreando un po' quell'alchimia e quel calore che è fondamentale per fare una grande stagione, quindi. Buonasera, sono Valerio da Sesto di Moriano. Grandissima partita ieri, bella squadra e cinica finalmente. Complimenti a tutta la squadra e un grandissimo saluto a Coletta, secondo me un grandissimo portiere di questa serie, della Serie C. Salute a tutti e forza lucchese sempre. Quindi l'affetto lo senti sempre. Tu quando sei arrivato hai subito detto che si è creata subito un'atmosfera speciale con la città, quando sei arrivato 5 anni fa. Sì, poi comunque sia la vittoria del campionato di Serie D ha aumentato la cosa. Abbiamo passato una grande annata e poi comunque sia man mano la cosa è andata crescendo e devo dire che è un ottimo rapporto con la città. Allora andiamo a sentire ancora, ve l'ho già annunciato, Mister Gorgone, che fa un po' la situazione degli infortunati, in particolare la domanda che gli era stata fatta era su Benassai, che era uscito dopo il primo tempo. Situazione ovviamente anche in vista del prossimo impegno di campionato contro il Gubbio. Sentiamo che cosa ha detto Gorgone. Beh, Benassai ha avuto un affaticamento all'adduttore, penso niente di grave, e ha fatto staffetta con Tiritiello, che doveva recuperare anche Tiritiello, perché quando rientri da infortuni poi è un cane che si morde la coda, a volte rincorri ma sei in debito. E anche Andrea Rizzo Pinna era un po' affaticato, però hanno fatto tutti un'ottima partita di concentrazione, di qualità, visto un primo tempo di livello. Quindi credo sempre in questa squadra. Poi purtroppo a volte gli episodi spostano o meno una classifica, un giudizio, e quindi andiamo avanti. Ti preoccupa, Guido, la situazione infortunati? Mi preoccupa soprattutto per la difesa, perché lo scorso anno sia Benassai che Tiritiello giocarono veramente alla grande. Quest'anno secondo me sia Benassai, lo stesso Tiritiello, lo si è visto anche in alcune circostanze, probabilmente non stanno bene fisicamente. Di Benassai ce l'hanno detto più di una volta che deve convivere con un po' di pubalgia, adesso c'è questo affaticamento ed è un problema, e non a caso, proprio per le difficoltà nel reparto difensivo anche a livello d'organico, alla fine il mister è passato alla difesa a 3, inventandosi con particolare capacità Gucker in quel ruolo, e nella difesa a 3 Gucker, che può partire da impostare il gioco da dietro, è un giocatore perfetto con l'esperienza che ha. Sono preoccupato, tanto che sinceramente, poi parleremo di mercato, mi aspettavo e mi aspetterei che, visto che poi Sabbione non l'abbiamo mai visto, che la società intervenisse in quel reparto lì, mentre invece credo che si è orientata verso altri reparti. Dalle dove informazioni mi sembra... che abbiamo, non sembrerebbe... Mi hai chiesto la mia e te l'ho detta in modo molto spassionato.
non sembrerebbe in programma un acquisto in difesa. Però, per proseguire con Gorgoni, intanto, sollecitato dai giornalisti, si è poi soffermato sulle buone prestazioni di tutti i suoi 11 in campo ieri sera, in particolare di Visconti, e poi ha fatto i complimenti in particolare al portiere. Sentiamo. Complimenti a Coletta anche. Jacopo sempre si fa trovare pronto. Grande temperamento, ragazzo che ha a cuore questo posto, questa squadra, quindi sono felice per loro. Non ti chiedo commenti, tanto uno incassa, no? E sì, fanno bene, no? Ringrazio il mister, comunque la stima è reciproca, cioè, ci confrontiamo molto su tanti aspetti, quindi magari anche se non sto in campo la domenica, in campionato, comunque do una mano alla squadra, al mister, insomma sono parte importante. Insomma un ottimo rapporto con Gorgoni. Sì, molto. Allora, poi torniamo anche da Giulio Castagnoli, perché voglio far sentire anche a Giulio, ancora Gorgone, che risponde a questa domanda. Pensa sempre di tornare al modulo di inizio campionato, quello delle prime partite, quello spumeggiante, quello arrembante, in cui la Lucchese costruisce ancora, però diciamo che era impostata in maniera probabilmente più offensiva. Sentiamo che cosa ha risposto Gorgone. Ma possiamo fare anche altre cose. Anche questa domanda... Vi ripeto, tanto quando vinciamo sono anche più simpatico, no? Quel modulo a volte ne ho fatta a meno perché è molto dispendioso, quindi possiamo fare tanto perché lavorano comunque sia su dei concetti che rappresentano sempre molto bene. Gucker ha dimostrato ancora una volta di poter fare quel ruolo, però adesso dobbiamo recuperare Sabbione, abbiamo alternative da poter fare, da poter mettere in campo, sempre perché poi, come vedete, le partite cambiano, ci sono tante partite nelle partite, quindi sì, l'ideale sarebbe rivedere una squadra che ho visto con la Reganatese, che ho visto questo primo tempo, che ho visto spesso, non avevo mai visto quel quarto d'ora, sono molto contento di quel quarto d'ora, però pensa alla follia della vita com'è. Mi è piaciuto quel quarto d'ora, 20 minuti più o meno, no? Mi è piaciuto perché ho visto una squadra tosta. Giulio Castagnoli, a te è piaciuto quel quarto d'ora di sofferenza della Lucchese? Oddio, da tifoso non molto, però ecco, ho capito quello che dice il mister, cosa intende il mister, nel senso che la Lucchese è sempre una squadra che è sempre stata, diciamo, propositiva, e magari quelle volte che ha tentato di difendersi si è difesa male, è andata incontro anche a delle scoppole. Invece ieri sera, diciamo, con un atteggiamento un po' diverso, è riuscita a tenere a bada, diciamo, una squadra, come dicevate voi, fortissima, costruita per vincere, e che però, diciamo, non è riuscita a sfondare. Quindi alla fine, diciamo, da tifoso ho sofferto un po' troppo, però capisco le parole del mister e appunto anch'io sono d'accordo con lui. Allora, per chiudere il discorso con le dichiarazioni di Gorgone, sentiamo quello che ha risposto, sempre sollecitato dai giornalisti in sala stampa, ricordando le avversità attraversate dalla squadra nel corso finora del campionato. Sentiamo. A Cesena... fino al 60esimo è una partita equilibrata, che per dire ne abbiamo a Perugia uguale, con gol annullati, no? Pali traversi purtroppo ci sono, quella è un'altra cosa. I gol annullati, il gol annullato di Ferrara, se ne è parlato sempre tanto poco, sono punti, sono 3, 4, 5, 6 punti in più, no? Ok? Espulsione di Benassai a Rimini. Non siamo stati tanto fortunati. E 5-6 punti in più era un altro mondo, ok? Quindi questo ogni tanto andrebbe riconosciuto, soltanto sempre perché rappresenta la realtà, non è fantasia. Non parlo più di numeri, come vedete, no? Siamo sempre i primi in tutta la Lega Pro per tiri in porta, staccandoci. Vuol dire che questa squadra produce, ha coraggio, è ambiziosa, nel termine che ambisce a far sognare questi ragazzi fantastici come sempre, e per me questo è il mio modo di vivere, e quindi io lo porto nella squadra e loro lo rappresentano.
E quindi questo Gorgone che ha ricordato anche la questione degli torti arbitrali subiti, noi ci mettiamo anche pali, traverse e tutto il resto, ci tiene a ricordare il mister perché dice consideriamo comunque sempre anche questo, Guido. A volte qualcuno ha detto però ci marciate un po' troppo sulla questione dei pali, delle traverse, delle questioni arbitrali, però bisogna un po' tenerne conto, no? Certo, si può tenere conto di tutto, si può tenere conto di certi episodi in certe partite in alcuni momenti della stagione. Con Jacopo prima durante la pubblicità parlavamo ad esempio di Ferrara, ora al di là, è vero non ci sarà mai la controprova, ma al di là del recupero che la Lucchese dominò, fu annullato il gol a Guadagni e nessuno saprà mai se era in posizione regolare o meno, perché io continuo a dire che un campionato professionistico, se lo consideri tale, dovresti avere tutti gli strumenti per poter giudicare certi episodi. Però quando ci fu la sospensione, che si scatenò quel nubifragio, quella sera la Lucchese stava, tanto per cambiare, in quella fase iniziale del campionato, stava giocando una grande partita e stava dominando, al di là del valore oggettivo della SPAL di quest'anno. E certi momenti, certi episodi ti possono condizionare, ti possono far cambiare la stagione. È chiaro che con 5-6 punti in più, non so se poi possiamo più tardi vedere la classifica, certo. La vedremo, saresti lì col Gubbio. Che bello affrontare domenica, avresti un'altra tranquillità. Eccola qua, avresti quello che hai sempre avuto in Coppa Italia, probabilmente quella tranquillità di scendere in campo con un altro spirito, con un'altra tranquillità che ti deriverebbe da un'altra classifica, perché è una classifica molto corta, Gidio. Questo è vero, certo, ricordando la partita di andata tra Lucchese e Gubbio, vedere 7 punti di vantaggio per il Gubbio in classifica è un po' strano, Jacopo. No, sono tanti effettivamente, però il campionato è lungo, poi secondo me nel corso di una stagione gli episodi sia contro che a favore poi si pareggiano, no? C'è una sorta di equilibrio che alla fine viene fuori e quindi esce il valore oggettivo. Quindi speriamo di andare squadra. All'incasso. Sì, secondo noi sì, siamo in credito di qualcosa. Ci dobbiamo interrompere di nuovo, poi torneremo sul discorso della Coppa Italia per chiuderlo, vedremo anche le immagini dell'altra semifinale, quella tra Rimini e Catania, e torneremo ovviamente a leggere le vostre domande, affronteremo anche il discorso mercato, a tra poco. Terza parte di Curva Ovest con Jacopo Coletta, Guido Casotti e Giulio Castagnoli in collegamento. Riprendiamo leggendo qualche messaggio. Salve, ma il presidente è sparito, è quasi finito il mercato, non si prende nessuno. Le aspettative erano altre, basta, prese in giro, meno male la squadra si dà da fare. Un saluto al mitico capitano Coletta, fino alla morte, avanti Lucca, firmato Vecchio Panthers. Del mercato ne parliamo tra pochissimo, anche se, ripeto, non è che ci siano grandi novità che possiamo annunciare. Poi c'è quest'altro messaggio, leggete sempre i commenti dei soliti tifosi, ma fatemi il piacere, e noi leggiamo i commenti che ci arrivano, saranno sempre i soliti tifosi. C'era un grandissimo attore, uno dei più grandi, Totò, che diceva mi faccia il piacere. Stavolta ce l'hanno detto a noi. Luca della Gradinata Agitata, buonasera, è un momentaccio per la nostra Pantera. Oddio, negli ultimi giorni, nelle ultime due partite il momentaccio è un po' cambiato. Un saluto a Giuseppe e una domanda. Se c'è la volontà della società a spendere soldi per prendere la sospirata punta, noi tifosi vogliamo i playoff e vincere la Coppa Italia. Tutti uniti per la Pantera, appunto, firmato Luca della Gradinata Agitata. Noi la domanda la giriamo ovviamente alla società che sta lavorando per prendere qualche giocatore nuovo. Ciao a tutti a Padova, crediamoci. Domanda per Giulio: se Bulgarella, come dicono, non sta molto bene, cosa succederà alla Lucchese? Ora sappiamo che il presidente ha qualche problema di salute, però sembra una domanda un po' impegnativa, Giulio, questa qui. Intanto lasciamo tranquillo il presidente. Intanto facciamogli gli auguri, certo, al presidente di pronto recupero. Per quanto riguarda la domanda del tifoso, io credo che il gruppo Bulgarella, a prescindere appunto da Andrea Bulgarella, sia un gruppo che è proiettato nel futuro, a prescindere. Quindi credo che comunque sia, il gruppo Bulgarella non abbandonerebbe la Lucchese se succedesse quello che succedesse.
credo che siamo comunque tranquilli. Andiamo Lucchesi, alzate le terga, se no non lo leggete e fate il biglietto per Gubbio. Un po' comunque è un invito ad andare a Gubbio. Vedo che anche dai miei tempi ormai passati, quando conducevo la trasmissione, ve lo chiedo per cortesia, mandate messaggi leggibili e comprensibili. Buonasera in tantissimi, pensiamo che Jacopo dovrebbe essere il titolare in campionato. Saluti Giovanni. Jacopo, ne approfitto, questo è un complimento ovviamente, ne approfitto per chiederti dei tuoi rapporti con Chiorra. No, mi trovo molto bene, Nico è un ragazzo comunque giovane, è bravo e io per quanto posso cerco di dargli la mano e niente, il rapporto comunque è positivo e costruttivo. Bene, insomma c'è armonia. Sì, sì, è la cosa più importante, avere un gruppo portieri dove comunque puoi lavorare porta giovamento a tutti, perché poi prima o poi toccherà a tutti, quindi non c'è assolutamente, c'è una sana rivalità, ecco, diciamo così. Tanto tu sei il re di coppe per il momento. Buonasera a tutti, Jacopo Coletta, grande portierone, forza Lucchese sempre. Buonasera, notizie di mercato, firmato Riccardo. Allora, chiudiamo il discorso con la Coppa Italia e poi andiamo al mercato. Per chiudere il discorso con la Coppa Italia poi facciamo presto, perché andiamo a vedere qualche immagine di Rimini-Catania, l'altra semifinale che è finita con lo stesso punteggio di Lucchese-Padova, cioè 1-0 in questo caso per il Rimini, e andiamo a vedere le immagini della partita. Vediamo prima la rete di Lamesta nel primo tempo, quella la rete che poi ha deciso l'incontro. In contropiede Lamesta salta il portiere e poi la mette dentro per il vantaggio del Rimini. Poi il Catania, non solo la Lucchese colpisce i pali, il Catania ne ha presi due in questa gara, e noi vediamo, se non erro, il secondo, eccolo qua, il palo colpito da Zamarrini, che pochi minuti dopo si farà espellere. Questa è la fine dell'azione. Ecco, pochi minuti dopo si fa espellere per questo fallo, tra l'altro a centrocampo, un fallo anche abbastanza ingenuo, e quindi non ci sarà nella gara di ritorno. E questo era un po' il riassunto di Rimini-Catania. Cosa altro aggiungere? Che il ritorno Padova-Lucchese in programma il 28 febbraio, ovviamente a Padova. Orario al momento sconosciuto, Guido, non è stato ancora comunicato. Ma è sconosciuto, ma io penso che, cioè, di buon senso ultimamente, negli ultimi anni sugli orari ne hanno avuto poco o nulla, ma mi voglio augurare che, insomma, che a beneficio dei tanti tifosi della Lucchese, che spero potranno salire a Padova, sia come in questo caso non più tardi delle 18:30. Vedremo. No, sì, ma c'è da vedere, infatti. Jacopo, che gara ti aspetti al ritorno? Ci sarà, il Gorgone ha già previsto, ci sarà un clima infuocato sicuramente. Sì, sicuramente Padova è una piazza calda, quindi ci aspetteranno, insomma, abbastanza calorosi. E poi è una partita aperta, perché molto aperta, perché l'1-0 non ti dà garanzie di niente. E sicuramente non dovremo fare l'errore comunque di giocare per il pareggio, quindi fare comunque la nostra solida partita, insomma, a viso aperto e cercare di far gol. E poi, insomma, gli episodi anche saranno fondamentali. Conteranno molto, bisognerà essere concentrati e decisi come ieri sera al Porto Elisa. Una brutta notizia c'è, perché non ci sarà Yeboah, che è squalificato in Coppa, però ovviamente la Lucchese ha molte altre armi. Magnaghi, mi permetto di dire, non è l'ultimo arrivato, è un giocatore d'esperienza, un giocatore che tecnicamente in questa categoria ha da imparare poco da chiunque, quindi casomai l'1-0, ora lo diciamo, io sono sempre stato favorevole al discorso che i gol in trasferta secondo me non dovevano valere doppio, però parlando in modo egoistico stavolta sarebbe stato favorevole per la Lucchese se il gol in trasferta fosse valso doppio, perché come facevi un gol su Alleganeo, dopo loro ne dovevano fare tre. Per chiudere il discorso, Giulio, cosa prevedi a ritorno? Ma io credo che se la Lucchese disputerà, diciamo, una partita in linea con le ultime due prestazioni, ce la potrebbe fare. Chiaramente un fattore importante sarà la classifica del Padova in quel momento lì della stagione, quindi fra un mese, perché se dovessero aver recuperato punti rispetto al Mantova, io credo anche che il Padova, in tutta sincerità, non dico che snobbi la partita di Coppa,
ma sicuramente darà un'importanza diversa, darà un'importanza primaria al campionato e secondaria alla Coppa, e quindi in quel caso sarebbe un ulteriore vantaggio per la Lucchese. Vedremo allora, appuntamento comunque mercoledì 28 febbraio con il ritorno della semifinale di Coppa Italia. E siamo arrivati al mercato. Quello che possiamo fare è farvi rivedere la grafica del mercato invernale della Lucchese, che semplicemente abbiamo aggiornato nella lista partenze con il nome di Sueva. La lista si legge molto facilmente, è arrivato Fazzi, sono andati via per altre società, Merletti, Romero e Sueva. Quindi tre partenze, un arrivo. A quello che sappiamo, la società sta cercando sul mercato una punta e un centrocampista, quindi non un difensore, una punta e un centrocampista. Chiedo sia a Guido che a Giulio notizie o commenti, notizie se le hanno, o commenti sul mercato che chiude tra pochi giorni. Notizie non ne ho, poi do la parola a Giulio. Si sono fatti tanti nomi anche negli ultimi giorni, si è fatto il nome anche di, ad esempio, di Scappini, un giocatore molto conosciuto. Io continuo a non capire, visto che Yeboah nelle ultime partite in pratica fa gol tutte le volte che gioca, o quasi, che Magnaghi è un attaccante che a me è sempre piaciuto molto, e ripeto, è una tecnica invidiabile per questa categoria, l'esperienza giusta, a meno che non ci sia qualche partenza, non capisco perché si debba andare a prendere un'altra punta, quando secondo me la necessità è più nel reparto difensivo. Giulio Castagnoli. Io credo che per punta si intenda più un esterno, e il nome di Di Santo, ex Siena, è un nome papabile, quindi probabilmente il reparto, diciamo, centrale offensivo resterà così com'è, a meno che magari non ci siano delle offerte per Magnaghi, e allora in quel caso uno va e uno entra. E per quanto riguarda l'attacco, il nome credo che sia quello di Di Santo, che è più un esterno che una punta centrale, cioè può giocare sia esterno a tre, sia dietro la punta, come fa Maurizio Finna ora, e Guadagni o Russo. E poi un centrocampista onestamente serve, perché a livello numerico siamo un po' corti, ecco. Sì, ora, quando hai fatto bene a fare la precisazione, la dizione esatta è un giocatore offensivo. La società sta cercando un giocatore offensivo, quindi può essere l'identikit che ci hai fornito. Poi vedremo, perché poi il mercato sta per finire, quindi è questione di giorni. Vedremo quello che può succedere. Da Nicco, ciao Jacopo, facci vincere la Coppa. Questa è una richiesta importante. Jacopo, ormai un lucchese d'adozione, cosa ti ha convinto a mettere l'ancora a Lucca, un grandissimo portiere che avrebbe meritato palcoscenici più importanti, ma soprattutto una persona splendida, firmato Stefano? Che cosa ti ha convinto a rimanere a Lucca? Ovviamente quando stai bene è importante rimanere in quel posto, no? Perché comunque per un calciatore non è sempre positivo cambiare squadra molto spesso, no? Quindi è fondamentale per me trovare un ambiente che ti dia serenità, che ti dia anche tranquillità, equilibrio è molto importante, è fondamentale. E quindi a Lucca mi trovo bene sia in campo che fuori, poi a prescindere dal fatto che uno giochi di più o giochi di meno, quelle sono cose di campo e sempre sarà così. Comunque oltre a questo mi trovo molto bene fuori dal campo, quindi per ora insomma sono contento di essere un giocatore della Lucchese. Benissimo. Ciao Guido, un grande saluto da Roberto di Castelnuovo. Gara tosta ieri sera contro una squadra forte, messa bene in campo. Complimenti. Un saluto. Saluto Giulio. Giulio del Fiorentino. No, Giulio Castagnoli. Giulio, sì, è l'amico Roberto di Castelnuovo. Ciao, sì. Ciao Roberto. Giulio, ti avevo confuso. Allora, un grande saluto a Jacopo e ai suoi tifosissimi genitori da parte del Muro del Pianto. Genitori tifosissimi. Ieri erano a vedere la partita. Ah, quindi sì, ieri c'erano, sono venuti da Roma.
Non può mancare il messaggio di Linda. Saluto il nostro grande capitano Jacopo. Ti si ama, ricordalo sempre. Volevo chiedergli qual è la partita che ricorda con più piacere da quando è a Lucca. Giulio, vorrei chiedere che preferenza ha tra la difesa a 3 o a 4 e se gli piace Gucker in difesa o lo preferisce a centrocampo. Partiamo da Jacopo. Qual è la partita che ricordi con più... Ce ne sono tante. Direi Prato Lucchese dell'anno della D, diciamo da dove parte il sogno che poi ci porta a vincere il campionato, non so se te la ricordi, partita sotto la pioggia a Castel Fiorentino. Ma dove facesti 4-5 sì, miracoli? Qualcuno. no, me la ricordo sì. Poi. Miracoli si ricordano con piacere. Sì. Giulio, preferisci la difesa 3 o la difesa 4? Io preferisco la difesa che non subisce reti. Ottima risposta. Quindi che sia a 4 o che sia a 3, diciamo va bene sempre. E Gucker in difesa o a centrocampo? Gucker, diciamo, è un elemento molto tecnico che se fatto giocare, diciamo, vertice basso in un centrocampo a 3 oppure centrale di difesa in una difesa a 3, effettivamente al di là dei compiti di marcatura, poi alla fine per impostazione del gioco cambia poco la zona del campo, è qualche metro indietro, qualche metro avanti, però effettivamente cambia poco. Chiaramente il mister è stato chiaro anche nell'intervista, in questo momento qui vede Gucker come difensore centrale che l'aiuta nella costruzione del gioco, e quindi credo che Gucker difficilmente lo rivedremo a centrocampo. Io lo preferisco a centrocampo. Allora, ci fermiamo di nuovo, brevissimo break pubblicitario, torniamo con le domande e poi affrontiamo rapidamente anche in questo caso la questione stadio, perché le notizie le abbiamo già date qualche giorno fa, magari ci facciamo un commento, facciamo qualche precisazione su questa vicenda che molto probabilmente ci accompagnerà ancora per molto tempo. A tra pochissimo. Ed eccoci di nuovo negli studi di Noi TV in diretta per Curva Ovest con Jacopo Coletta, Guido Casotti e Giulio Castagnoli che ci segue in collegamento. Qualche messaggio prima di affrontare la questione stadio. Buonasera, un saluto al grande Jacopo, il vero portiere titolare. Se la Pantera giocasse sempre con la stessa intensità, determinazione e grinta di ieri sera sarebbe quarta o quinta in classifica. Grande vittoria contro un grande avversario che ci dà morale per Gubbio. Firmato Andrea della Curva Ovest. E poi c'è Alessio che tira di nuovo in ballo Pagliuca, una domanda per Coletta che in porta mi ricorda Abbiati. Hai avuto Pagliuca, Maraia e Gorgone. Il primo era bravo ma vi prendeva a ciaffate, con il secondo vi addormentavate voi e noi. Gorgone può essere una via di mezzo fra i due? Firmato Alessio. Ora non continuiamo a dire delle ciaffate di Pagliuca, perché poi una sera ce lo vediamo arrivare anche qui. Diciamo che Guido è unico, non c'ha termini di paragone, perché è fatto un po' a modo suo, ma va amato per quello che è. No, Mister Gorgone, sì, diciamo, può essere un po' la sintesi dei due. Diciamo, come gioco, come idea di gioco propositivo, è più simile a Pagliuca. Però è anche una persona che magari nel momento negativo sa sempre gestirla bene, sa dire la parola giusta, difficilmente alza i toni, comunque sia per me è il modo più corretto, insomma, per gestire uno spogliatoio. Sì, poi Gorgone, insomma, anche la è sempre molto pacato. E anche il fatto di ricordarsi e di ringraziare i giocatori che sono andati via. Sì, molto riconoscente. In questa stagione è stato un bel gesto. Tiene alto il livello del gruppo, perché dà importanza anche a chi non gioca, e questo è molto importante. Buonasera a tutti presenti, il mister qualche errore l'ha fatto, ma chi non lo fa? Capisco che Chiorra è un under e in fondo al campionato porta soldi, ma lasciare fuori Coletta non lo concepisco, è un grosso errore, e poi con Jacopo in porta la squadra mi sembra più tranquilla e sicura. Voi che ne pensate, Lucchese Doc? Allora, Jacopo, voi avete trovato un equilibrio, no? Tu in Coppa e Chiorra in campionato. Ora, fatti una domanda del genere, ovviamente a te è un po' una questione un po'
Sì, diciamo che sono un po' troppo di parte per rispondere. Guido, che cosa ne pensi? Questo è, io credo che comunque con Jacopo abbiano parlato chiaro all'inizio della stagione. Ora, certe volte succede anche che magari un portiere parte titolare, poi siccome sto parlando di una cosa che a te è successa, poi magari purtroppo ha la sfortuna di farsi male, quello che entra fa benissimo e dopo è difficile rientrare. Io non lo so, c'è il discorso anche del fatto che Chiorra probabilmente ancora rientra nell'elenco dei giovani e ci sono poi contributi a fine anno. È chiaro che Jacopo una cosa è certa, anche stasera dai messaggi, come è amatissimo che a Lucca ed è stimatissimo, però sono scelte che deve fare Gorgone, se con te ha parlato chiaro all'inizio... Ti dico una cosa, per me è ingiusto parlare in questi termini anche verso l'altro portiere, no? Che sembra che giochi perché... No. C'è da dire che comunque gioca sempre bene, fa sempre il suo, anche perché è un giovane, quindi certo. È un ruolo molto delicato, quindi per me sta facendo bene. Io ovviamente vorrei giocare, perché non vorrebbe giocare, però ci sono delle dinamiche di spogliatoio che vanno rispettate, le scelte del mister vanno rispettate, come hai detto tu, poi non è detto che uno poi nel corso della stagione un po' le gerarchie cambino. Io lavoro per questo, con serenità e... Guido, finisce lì. Durante la pubblicità chiedevi a Jacopo del suo contratto. Sì, no, facciamo rispondere lui. Il tuo contratto. Non è una richiesta di... No, sono in scadenza di contratto, però poi il mio agente ci penserà lui, insomma. È in discussione. Sì, ma a tempo giusto parlerà, insomma, con la società e si vedrà cosa fare. Allora, questione stadio, ovviamente chiamo in particolar modo in causa Giulio Castagnoli. Le notizie degli ultimi giorni le abbiamo date nel TG Noi, è arrivata finalmente questa firma e questo timbro sul progetto di Aurora Immobiliare da parte della Lucchese, quindi prosegue l'iter per la realizzazione del nuovo stadio Portelisa. L'annuncio è stato dato con un comunicato al termine di un incontro al quale l'Aurora non ha partecipato nemmeno con un proprio rappresentante, ma per via telefonica, quindi non c'è stato questo grande entusiasmo, questa grande esultanza per quella che poteva sembrare una notizia molto bella per il futuro di Lucca. E questo, Giulio, non so se sei d'accordo, ci fa pensare che questo sia considerato soltanto un piccolo passo verso il progetto del nuovo stadio, e in realtà prima di tutto la necessità più impellente, anche questo passaggio, sono stati fatti in funzione dell'agibilità del prossimo anno del vecchio Porta Elisa, perché era indispensabile avere la firma della Lucchese sotto questo progetto. Poi inoltre si è scoperto che si dovranno fare comunque i lavori alle Torri Faro, li farà la Lucchese, il comune gli ridarà i soldi. Quindi prima di tutto l'agibilità del vecchio Porta Elisa, sullo sfondo il progetto del nuovo stadio, che però rimane sullo sfondo al momento, Giulio. Ma diciamo che Fabio Barzanti, quando interviene anche in trasmissione, fu abbastanza chiaro dicendo che c'era la necessità di questo documento firmato sia dall'Aurora sia dalla Lucchese per proseguire l'iter per la costruzione del nuovo stadio. Questo documento è arrivato, quindi questo mi fa pensare che ripartirà l'iter. Poi, diciamo, l'iter non va di pari passo con questa famosa agibilità che ci vuole entro giugno. Ed ecco che magari certi interventi tampone verranno fatti per l'agibilità, ma l'iter proseguirà, diciamo, di pari passo. Quindi sono molto fiducioso io. Quindi tu ci credi comunque, ovviamente. Come sempre. Vorrei dire, c'è anche tanta gente aggiungo, che non ci crede. No, va bene, però io dico anche che la costruzione del nuovo stadio è, secondo me, dare un futuro certo al calcio lucchese.
E su questo non ci piove. Ricordiamo anche che però con questo ultimo passaggio è stato definitivamente ufficializzato il fatto che la società lucchese non si impegnerà economicamente nella realizzazione del nuovo stadio. Per carità, anche questa cosa era già stata annunciata da tempo, era già chiara, adesso anche questa è stata messa in maniera ufficiale. Ovviamente i lavori andranno a bando e vedremo che cosa succederà. Questo per quello che c'è da dire sul nuovo stadio, quindi al momento la situazione è questa. Proseguiamo con i messaggi, è arrivato il messaggio da Massimo, di Massimo da Pisa. Buonasera, complimenti, due ottime vittorie, specialmente quella con il Padova, una squadra progettata per la vittoria del campionato. Inoltre è un lusso in Lega Pro avere un portiere come Coletta che non gioca titolare. Speriamo che anche voi, come noi pisani, abbiate superato il periodo difficile e che il peggio sia passato. Coletta numero 1, c'è solo un capitano. Poi, questo è firmato da Matteo della Gradinata Agitata. Buonasera a tutti, ieri ho visto una bella Lucchese, come nelle prime giornate una squadra compatta che sta attenta, concentrata e gioca bene. Dobbiamo continuare la striscia positiva, dare continuità in campionato per non rimanere a metà classifica fuori dai play-off. Andiamo a prenderci qualche punto a Gubbio da Braglia. Attendiamo anche rinforzi, giocatori che hanno voglia di fare bene e di vincere con la Lucchese, uniti e compatti. Matteo, appunto, della Gradinata Agitata, che ci dà il destro per arrivare all'ultimo argomento della serata, ovvero il prossimo impegno di campionato. Prima però diamo un'occhiata, uno sguardo anche ai risultati, agli ultimi risultati dell'ultimo turno di campionato. Il risultato che ci interessa di più, lasciando perdere per il momento Torres, Cesena e Torres che continuano la loro corsa, è la vittoria del Gubbio 2-0 sulla Fermana. E chiedo alla regia di mandarci allora qualche immagine di questa gara Fermana-Gubbio, che gli Umbri hanno vinto per 2-0 con reti di Massimo e Udò. C'è stata poi anche questa, la rete di Di Massimo. Ora Di Massimo è ex Ancona, se non sbaglio. Ex giocatore. È un giocatore molto, molto forte questo, molto pericoloso. Questa è la rete di Udò, anche questa è una rete di buona fattura, una conclusione molto forte proprio sotto la traversa, la possiamo rivedere al rallentatore. Poi vediamo l'espulsione di Tozzuolo, che ha tolto la palla a una rimessa laterale, un gesto che è costato l'espulsione a Tozzuolo, che quindi non giocherà la gara contro la Lucchese. Del Gubbio c'è da dire che sarebbe la formazione più in forma del campionato, perché ha totalizzato 13 punti nelle ultime 5 partite. In più, il campo del Gubbio è inviolato, nel senso che nessuno ha ancora vinto a Gubbio in questo campionato. Una volta buona. Appunto, diciamo che no, queste cose sono le statistiche destinate sono a finire poi. Sono fatte per essere smentite. Che gara ti attendi? Ma il Gubbio innanzitutto ha dei singoli importanti, quindi giocatori di valore, e inoltre le squadre di Braglia, come sappiamo tutti, insomma, sono molto difficili da affrontare. L'abbiamo visto anche all'andata, sì. No? Fu una gara molto, molto difficile. Fanno del temperamento e l'arma principale, quindi sempre una sfida accesa e complicata. Qualcuno l'ha definito l'anticalcio, Braglia, mi ricordo. Ma non c'è solo un modo per fare il calcio, ci sono tanti modi, quindi ognuno sceglie il proprio. Fatto sta che abbiamo visto la classifica, qui appunto il Gubbio avanti di sette lunghezze. Quindi, 7 punti davanti, ma se prendono il temperamento del loro allenatore, le squadre di Braglia, sicuramente sul piano caratteriale sono squadre solide, sono squadre toste, sono squadre forti. La Lucchese non vince a Gubbio, visto che chiedevi le statistiche, dalla stagione 2014-2015, il primo anno della Lucchese al ritorno in Serie C dopo la leggendaria promozione di Correggio, di cui Jacopo avrà sentito parlare. Era il 7 settembre 2014, la Lucchese era allenata da Guido Pagliuca, visto che stasera lo evochiamo più volte. Schierando le orecchie a Guido Pagliuca. La partita si risolse al Pietro Barbetti nella prima mezz'ora, grazie alle reti di due incursori che a Lucca sicuramente soprattutto uno non lo hanno dimenticato, è stato anche capitano Matteo Nolè, l'altro gol lo fece Calcagni, e poi la Lucchese è tornata altre volte da quelle parti ma non ha più vinto. C'è stata l'amarissima sconfitta che Jacopo ricorderà anche nel playoff al primo turno
quando Lucchese sinceramente giocò molto meglio quella partita, e poi Arena, che ha fatto gol in due occasioni alla Lucchese, la risolse al 91esimo. Arena che oggi ha dimostrazione che è un giocatore molto bravo, gioca in B proprio nel Pisa dell'amico Massimo. Quindi tradizione a Gubbio non favorevolissima, ma insomma non hanno mai perso in casa quest'anno. La Lucchese non vince a Gubbio da 8 anni passati. No, sono Jacopo? Tutte le premesse. Prima o poi. Bisogna andare, no? Sì, sì. Andiamo anche noi in pubblicità, però è l'ultimo break pubblicitario, poi l'ultima parte della trasmissione. Vedremo qualche immagine di Lucchese-Recanatese, l'ultima gara di campionato della Lucchese, una bella gara anche in questo caso, una vittoria convincente, speriamo sia di buon auspicio per domenica prossima, tra poco. Ultima parte di Curva Ovest con Jacopo Coletta, Guido Casotti e Giulio Castagnoli in collegamento. Mi devo subito scusare con Luca della gradinata agitata, quello del messaggio del momentaccio della Lucchese, perché mi fa notare che ho letto il messaggio della scorsa settimana, quello che ha mandato la scorsa settimana. Quindi scusa Luca, sarà sempre peggio, ti avverto, non andremo a migliorare. E invece nel suo messaggio di questa settimana, di questa sera, La sua domanda era sul futuro di Jacopo Coletta, che cosa vedi nel tuo futuro, e poi tutti noi tifosi lo vorremmo vedere alzare al cielo la coppa, ovviamente. Sì. Diciamo nel mio futuro c'è questo, dai, me lo pongo come obiettivo alzare primario. La coppa. Sì, ce lo meriteremo insomma tutti. Poi devo un messaggio che devo leggere assolutamente a Gubbio ci si ingubbia. Firmato da Gianluca di San Martino in Freddana, speriamo sia bene augurante. E poi sono Marina, una grande tifosa della Lucchese. Cosa ne pensate della situazione tifo, ma soprattutto del fenomeno Rizzo-Pinna? Allora, della situazione tifo, Jacopo, hai già detto che insomma, poi siamo tutti testimoni, che era allo stadio ieri sera, ha visto una curva che letteralmente sì. per 90 minuti non ha smesso di cantare. È una cosa insomma che non si vede molto spesso, ma veramente per 90 minuti senza un secondo di pausa. Sì, ci ha dato una spinta importante ieri, anche nella fase finale dal campo si sono sentiti costantemente, quindi diciamo è un modo di dire, ma sono veramente il 12° uomo in campo. Guido, il fenomeno Rizzo Pinna. Rizzo Pinna è perché in tanti si chiedono, lo vedremo ancora la Lucchese il prossimo anno? Non lo so, lo voleva già Lecco l'estate scorsa, Lecco che fa la Serie B. Ma Rizzo Pinna è uno che ha fatto le giovanili dove era molto considerato, ha fatto le giovanili dell'Inter, quindi non è uno, voglio dire, un signor nessuno. Ha grandi doti tecniche, ha la qualità che oggi è importante, che sa saltare l'uomo, ha un piede molto, come dicono quelli bravi, educato. Ho ancora in mente quella traversa che prese contro chi era, che il pallone poi attraversò tutta la riga. Il interno. Punizione il con interno. Il Perugia. Capito, cioè è un giocatore che secondo me là davanti è difficile anche per le altre squadre individuarlo e fermarlo. Ora speriamo che a Gubbio ci sia, che non abbia problemi fisici. Era stato sostituito ieri sera, ma penso proprio per preservarlo. No, perché sta giocando tanto. Rizzo Pinna ha giocato sempre e la Lucchese è una delle squadre che ha avuto, non è per cercare alibi, ha avuto dei cicli di partite intensi, molto intensi, dove ha giocato, ricordo, anche tante partite per rinvii, per cose varie, la Coppa, siete andati avanti, Jacopo, no? Vabbè, rinvii perché ora ci sono in nazionale, un'altra cosa che non concepisco, perché secondo me te giochi comunque, poi se c'è in nazionale tornano dopo a giocare, no? Vabbè, comunque. E quindi Rizzo Pinna, io non lo so se riuscirà, ha già fatto 7 gol in campionato, pur non essendo un attaccante, pur non essendo un centravanti, si sta mettendo in grande evidenza. Non lo so, le vie del mercato sono infinite, speriamo di poterlo tenere a Lucca. Tra l'altro è sempre in ballo il rinnovo, se non sbaglio, il rinnovo del contratto. Per su questo non sono sicuro, per cui non mi esprimo, non lo so. Allora, mentre chiedo alla regia intanto di mandarci le immagini di Lucchese Recanatese, doppietta di Rizzo Pinna, chiedo anche a Giulio Castagnoli insomma di un giudizio su questo giocatore e che cosa prevede per il prossimo anno, se secondo lui vestirà ancora il rossonero.
è positivo ovviamente perché insomma l'abbiamo visto tutti, è quello che sposta l'ago della bilancia molto spesso. Per quanto riguarda il futuro, io sai, credo che anche Mangiorano insomma nel nostro post puntata fece capire che chiaramente è un giocatore importante. La Lucchese, se ha ambizioni di vincere, lo deve tenere. Se dovesse arrivare un'offerta monster da categorie superiori, dove chiaramente ci guadagnerebbe sia la Lucchese che il giocatore, sai, queste qui sono dinamiche che vanno viste al momento, perché chiaramente io credo che ogni giocatore di calcio abbia l'ambizione di salire il più possibile, di diventare un giocatore vero, magari in categorie più importanti, e quindi questa cosa potrebbe poi innescare una serie di scelte, sia da parte sua, sia da parte della Lucchese, tali da poter rivedere Rizzo Pinna o poterlo rivedere magari in televisione il sabato pomeriggio. E questo lo vedremo soltanto nel prossimo campionato, mentre intanto appunto vediamo le immagini di Lucchese Recanatese, 3-1 al Portelisa, l'ultimo impegno dei rossoneri in campionato prima della prossima gara di Gubbio. Questo è il gol di Yeboah, che anche lui sta andando in rete con grande frequenza nelle ultime, questo è un bel gol, questo è veramente un bel gol. Questo è un bel gol perché ha dimostrato, ha dimostrato di saper tenere palla. Nella Recanatese, se parliamo di mercato, c'è un giocatore che io domani. Questa purtroppo è l'espulsione di Fazzi. Sì, che non c'è, io la andrei a prendere domattina, sinceramente, anche perché ha delle caratteristiche che non, nel centrocampo della Lucchese forse non ci sono, per quello che diceva anche prima giustamente Giulio parlando di Gucker. È il capitano della Recanatese che abbiamo visto l'altra sera, sbaffo. È un bel giocatore. Certo, certamente. Giocatore in grado di ricoprire anche più ruoli. Non so se Castagnoli è d'accordo, se l'ha osservato con attenzione. Sì, sbaffo lo conoscevo già l'anno scorso, fece una bella stagione. È un giocatore che gioca a tutto campo. Te pensa al primo gol, Giulio? Pensa al primo gol che eventualmente potrebbe fare con la Lucchese, il titolo è bello e fatto, no? Sbaffo ci fa un baffo. No, oppure ha fatto una rete da sbaffo, vabbè dai. Lo vedremo, ci penserai Guido quando farai il servizio. Allora, saluti cari da Mario Capello. Grande. Alla saracinesca Jacopo Coletta, di cui sono grande stimatore, dice Mario, vorrei sapere da lui cosa si dice nello spogliatoio sui due traguardi, playoff e Coppa Italia, in cui la Lucchese è in piena lotta. I tifosi cominciano già a mobilitarsi per la partita di Padova, dove sicuramente ci sarà un'invasione rossonera. Tra di voi c'è lo stesso ottimismo di conquistare la finale, un pensiero anche alla curva ovest, che dà sempre il suo apporto alla squadra. Siete ottimisti? Direi di sì. Anche direi proprio no. Di sì. E per quanto riguarda i playoff? No, la classifica è corta, è un obiettivo sicuramente alla portata, se scendiamo in campo, insomma, come le ultime volte, no? Quindi determinazione, gioco, concentrazione e tutto quanto. Jacopo, si parte 50-50 per Padova? Non 50 tifosi, dico come percentuale. Ma sì, insomma, le facciamo 51. Un po'. Facciamo 50-50. 50-50. 50-50. Sì, 51-49. Io credo che, guarda, mi posso sbagliare, di mercoledì, se non faranno degli orari strani, come credo che si giocherà alle 18:30, io prevedo che almeno un 400-500 tifosi ce l'avrete a seguire. Ma no, e forse sono stato anche per difetto troppo basso. Poi il polso qui ce l'ha Castagnoli, non lo so. Allora, qualche altro messaggio, un telespettatore chiede ragguagli sul rinnovo di Jacopo, ma ne abbiamo già parlato, e sulla questione stadio, e anche di questo ne abbiamo parlato. C'è un telespettatore che dice Magnaghi non fa uno stop dal 15-18. Ora, Magnaghi può aver avuto qualche difficoltà, però... Ma non è vero. D'accordo anche tra Ma non è vero, le qualità tecniche che ha Simone Magnaghi, io Simone Magnaghi neanche lo conosco di persona.
però le qualità tecniche ha Simone Magnaghi come attaccante in Serie C, ce l'hanno pochi. Poi se uno vuol vedere le cose in un altro modo, il telespettatore le vede in un modo, io le vedo in un altro modo. Posso confermare? No, no, ma non mi devi dare ragione per forza, Jacopo, per l'amor di Dio. Però, ragazzi, se uno le partite le guarda sempre, se non guarda solo quel che vuol vedere, ricordo alcune azioni di Magnaghi, il pallone, stop, via. Allora, io non sono l'avvocato. Alcuni gol veramente molto belli. Sono né avvocato né l'avvocato difensore di Magnaghi, però non sono d'accordo, se permetti, con quello che è stato detto. Allora, leggo quest'ultimo messaggio, poi andiamo alla probabile formazione in vista di Gubbio, perché è un bel rebus. Buonasera, sono Pietro da Lucca. Per l'ennesima volta la Pantera ha dimostrato di poter vincere contro chiunque, e questo è vero. L'unico dubbio che ho è nella società, dopo il monologo di Mangiarano della settimana scorsa, dove ha parlato tanto e detto quasi niente. Vedo delle nubi nere all'orizzonte e volevo sapere l'opinione degli ospiti, ovviamente ad eccezione di Coletta. Guido, è una domanda, cioè, un po' troppo generica forse. Ah, le nubi nere le possiamo vedere per tante cose, purtroppo, spero non ci siano all'orizzonte, al di là del calcio. Non lo so, perché oggi è tutto molto, molto effimero, nella società degli iPhone, è tutto molto effimero. Io credo che, come ha detto Giulio, probabilmente, insomma, queste persone sono venute a Lucca, non credo per fare una passeggiata, né per fare una comparsata, né per fare una semplice apparizione. Probabilmente sono venute, spero, in modo serio, al di là di quelli che poi sono i giudizi sulle partecipazioni alle trasmissioni televisive. È chiaro, non lo so se a te risulta, Egidio, che magari, non lo so, se ci sarà in futuro l'avvicinamento anche di qualche imprenditore locale. È quello che evochiamo da tanto tempo, perché se la compagine societaria è più forte, sicuramente ne trae beneficio tutto il calcio lucchese. Diciamo che allora che Mangiarano ha annunciato proprio la settimana scorsa qui da noi che ci sarebbe stato, che c'è un progetto per il rafforzamento della società. Aggiungiamo anche, Guido, che come ben sai non è passata inosservata la presenza, ecco, lì ti volevo, allo stadio, visto che tu eri presente, ti chiedevo conferma. Alcuni imprenditori della carta, del settore cartario di Lucca, che sarebbe una notizia. Carta canta! Sarebbe una notizia non da poco. Giulio Castagnoli, sinteticamente le vedi queste nubi nere all'orizzonte? Ma onestamente non le vedo. Però ti dico anche che dopo 4-5 fregature che ho preso personalmente e che abbiamo preso tutti come tifosi, diciamo che un attimino sto calmo con l'entusiasmo, ecco. Allora, Giulio, Vincenzo ti aspetta a pranzo, ti lascio, ti do questo messaggio, ti giro questo messaggio e dice anche, secondo me hanno lavorato sulla difesa che finora sembrava quella di una squadra di Zeman. Poi è sbocciato Yeboah. E un grande Rizzo Pinna. Comunque hai un pranzo assicurato da Vincenzo. Andiamo con la probabile formazione, perché stiamo veramente per chiudere la probabile formazione in vista di Gubbio, che però eccolo qua, l'avevo il foglio cartaceo dietro, non ce l'ho. No, specifica che è molto ipotetica. È ipotetica, ovviamente, responsabilità di Guido Castagnoli. No, vabbè, responsabilità. Con i suoi consueti suggerimenti settimanali, no, per Gorgone, che sicuramente ci sta. No, ma ci mancherebbe. Chiorra in porta, Tiritiello, Gucker e Alagna in difesa, e che sembrano quasi scelte obbligate, però, visto un po' la situazione. Ma sì, penso di sì, a meno che Benassai non ci faccia la sorpresa, ma se parla di affaticamento muscolare non credo che saranno così pazzi da rischiare poi che vada oltre l'affaticamento e diventi una lesione, non lo so, però io ho fatto questo ragionamento. Centrocampo mi sembra che gli esterni, Quirini e Visconti, Cangianiello e Tumbarello, e poi davanti magari, non lo so, potrebbe rigiocare Guadagni, Rizzo Pinna non penso che si discuta. E Yeboah, al di là di quello che ho detto di Magnaghi, segna sempre, quindi fatto queste considerazioni, tutto lì. Giulio, ti convince la formazione? Io credo che faranno il possibile per recuperare Benassai, perché con quella difesa a tre l'unico marcatore vero è Tiritiello, Alagna nasce un po' più come esterno, quindi non lo vedo in una difesa a tre, diciamo, dove poi i marcatori sarebbero Tiritiello e Alagna, perché Gucker, diciamo, in fase di marcatura non ce lo vedo proprio, ecco. Però non hai altri, Giulio, Cioè Benassai vale la pena rischiare di perderlo poi
per un mese magari? Non lo so. Lo so, però sai, magari domenica rischi ben assai, la domenica dopo c'hai comunque un Fazzi che ti rientra, Sabbione, voglio dire, qualcuno poi ci dirà che cosa ha, perché onestamente non capisco che tipo di infortunio possa avere, però è tanto tempo che è assente. Posso dire che è tornato in gruppo, penso si possa dire. Sabbione? Sì, sì. Lo puoi dire, sì, ci dai una notizia. Questa, questa è una bella notizia. Quindi potrebbe essere disponibile, questo non lo so. Redivivo Sabbione. Diciamo che Gorgone in conferenza stampa ha detto che si va verso il recupero di Sabbione, questo però... Infatti era in panchina ieri sera. Infatti era in panchina. Questo non vuol dire che sia completamente recuperato. No, questo no. Però diciamo che ci si sta avvicinando, chissà, Gubbio forse potrebbe essere anche la volta buona. Allora, ci sarebbero anche altri messaggi, non facciamo in tempo a leggerli. Ringraziamo Jacopo Coletta che è stato nostro ospite. Grazie a voi. Grazie e continua così Jacopo, grazie e continua così Guido Casotti. E grazie anche a Giulio Castagnoli. Grazie a voi, ci vediamo giovedì. Perfetto, grazie a tutti, e ringrazio tutti quelli che ci hanno seguiti e buona serata, ci rivediamo tra 7 giorni.